One Podcast. Il doodle di Radio Capital. Oggi, 30 giugno, compie gli anni uno degli attori più amati del cinema d'autore italiano, Silvio Orlando. Sto troppo bene con te. Mi sento contento. Mi diverto a parlare. Non c'è niente, nessuno che mi fa stare così bene. Ero uno che chiedeva scusa di esistere. Non mi sentivo un predestinato, ha raccontato Silvio Orlando in un'intervista. Stavo cercando il mio posto nel mondo e salire su un palcoscenico mi ha fatto capire che quel mestiere riduceva le distanze dagli altri e mi procurava subito un consenso. In oltre 30 anni di carriera, Silvio Orlando ha sbagliato pochissimi film e ha ottenuto premi importanti, come il David di Donatello e Due nastri d'argento. Il debutto sul grande schermo avviene nel 1987 con Kamikazen, Una notte a Milano, di Gabriele Salvatores. Ma l'incontro più importante della sua carriera di attore è quello con Nanni Moretti, che a partire da Palombella Rossa del 1989 lo vorrà in molti suoi film. Nanni ha un modo di lavorare molto faticoso che nasce dall'insicurezza, ha detto Silvio Orlando. Così i set diventano sempre delle sedute psicanalitiche. Quando vai a vedere un film di Nanni Moretti non pensi mai a come ti senti tu dopo averlo visto. Dici, però mi sembra che stia meglio. Sviluppa quel tipo di preoccupazione nel pubblico. Poi te lo leggi con calma, tanto qui che c'è da fare. C'è tutto quello che veramente so. E che sai? Sei il direttore del personale, sai? Appunto. Spiego che cosa è una fusione per quelli che lavorano in un'azienda. Il regista Daniele Lucchetti lo vuole per Il portaborse del 1991 e poi per Arriva la bufera, e nel 1995 gli regala la sua interpretazione più popolare nel film La scuola. La letteratura italiana dell'Ottocento, ve l'ho detto migliaia di volte, è penosa, andrebbe saltata in blocco. Che cosa ce ne può importare a noi di un Silvio Pellico, di un Bercetti, di uno Zanello, di un Carducci? E anche Manzoni, diciamo una buona volta la verità. Mentre lui per 50 anni scrive e riscrive I promessi sposi, Balzac infila uno dopo l'altro 10 capolavori, Melville scrive l'immenso Moby Dick, e Dostoevsky scrive L'idiota, Delitto e castigo e I fratelli Karamazov. Per 2 o 3 anni mi hanno consultato per qualunque problema sulla scuola. Mi dovevo preparare, finché non mi sono ritrovato a un convegno insieme al ministro dell'istruzione e a Rita Levi Montalcini. A quel punto ho capito che era il momento di dire basta. Finalmente nel 2016 arriva anche il riconoscimento internazionale, grazie all'interpretazione del Cardinal Voiello nella serie televisiva di Paolo Sorrentino, The Young Pope. Eccellenza dice a mamma, ti capito? A me mi devi chiamare Eminenza. Quello dell'attore è un lavoro tutto basato sul piacere agli altri, ha detto Silvio Orlando. Gli attori sono un concentrato di insicurezze e io sono il monumento alle insicurezze. Sei una persona cattiva, Voiello. No, io sono una persona orrenda. Era il doodle di Radio Capital a cura di Maurizio Rossato e Gianni Faluomo.